Bentornati ai tutorial di Weka. Oggi parliamo di gestire la comunicazione online con Mentimeter e Kahoot. Dopo molti mesi spesi online tra incontri in piattaforma, seminari e riunioni organizzative, stretti nei quadratini della comunicazione via schermo, abbiamo certamente imparato una lezione. La comunicazione online non è la mera trasposizione della comunicazione in presenza. Essa è, al contrario, una comunicazione che va progettata, arredata e costruita proprio come quando, in vista di un incontro in presenza, scegliamo un videostimolo, sistemiamo le sedie in cerchio, studiamo tecniche di attivazione dei partecipanti capaci di avviare la conversazione e il confronto, ma anche di sostenere l'ascolto profondo. Ecco dunque che la partecipazione nella distanza va costruita con attenzione. Due strumenti ci vengono in aiuto. Si tratta di Mentimeter e Kahoot. Il primo consente di attivare momenti di ingaggio a distanza, molto utili anche quando la sessione è in presenza, contando sull'uso dei dispositivi digitali personali, prima fra tutti gli smartphone, attraverso sondaggi e questionari. Diverse sono le forme possibili. Un sondaggio nel quale esprimere una scelta tramite un pulsante. La raccolta di pensieri e punti di vista in forma anonima, nella forma della bolla o bubble, dove si aggiungono post-it chiari e scaricabili. Un questionario con più domande, la gestione di un brainstorming. L'esito può essere discusso immediatamente in aula e scaricato successivamente per consegnare ai partecipanti il prodotto del lavoro o per tornare come educatori su quanto emerso da soli oppure in un incontro successivo. Trattandosi di un tool agile e veloce, la creazione di un sondaggio, la sua presentazione al pubblico, è semplice e consente di produrre un link o un codice che vale 2 giorni, a testimoniare il fatto che la creazione del sondaggio può avvenire in aula proprio mentre parliamo. Kahoot invece nasce in ambito educativo e di scuola più che in quello formativo e accademico e consente di creare veri e propri quiz con immagini, un tempo di risposta e premi finali con tanto di podio e tempi ottenuti dai singoli partecipanti. È possibile creare quiz su qualsiasi tema, inserendo le domande e le possibili risposte, vero o falso, oppure alcune opzioni tra cui scegliere, utilizzando la repository di immagini gratuite a disposizione o utilizzando le proprie. L'impiego è molto ampio, anche in pastorale. Un quiz può sondare le conoscenze in entrata, ma anche verificare le conoscenze in uscita, dopo un percorso. Un quiz può essere creato in un piccolo gruppo per mettere a frutto quanto appreso, utilizzando anche materiali di diverso tipo per studiare mentre si crea il prodotto finale. Un quiz può attivare la curiosità per un tema, magari come lancio di una giornata di lavoro con gli adolescenti. Diverse dunque le finalità. In tutti i casi la logica è quella della gamification che sfrutta tutti i meccanismi del gioco e nello specifico del videogioco. La sfida, l'uso di pulsanti tramite gli smartphone dei giocatori che devono scegliere il colore abbinato alla risposta, un sottofondo musicale incalzante, i punteggi visibili dopo ogni gara e una sana forma di competizione tra i partecipanti. Aspetti che funzionano bene con i più piccoli, ma anche con gli adulti. Un ringraziamento alla professoressa Alessandra Carenzio per il tutorial di oggi. Vi aspettiamo su www.weka.it. A presto!